Una giornata per la manutenzione dei fiumi, proprio perché la manutenzione dei corsi d'acqua è un'attività per cui non sono previste inaugurazioni o tagli di nastri, un'attività che resta pressoché invisibile ma che risulta fondamentale per la sicurezza del territorio. Per questo Regione e Ambito Toscana, che riunisce i sei consorzi di bonifica regionali, hanno voluto fare il punto su questa attività cruciale, per la quale si spendono oltre 100 milioni di euro l'anno. Questa manutenzione spesso viene data per scontata, come è giusto che sia, perché i fiumi vanno mantenuti. Non è scontato il reticolo su cui lo facciamo, sono circa 3.600 chilometri di fiumi, sono investimenti per circa 100 milioni di euro, che per la maggior parte arrivano dal tributo di bonifica, ma che arrivano anche da finanziatori come la Regione Toscana, che sono molto importanti, le manutenzioni che sono sia gli sfalci, sia i tagli selettivi delle alberature e che non dobbiamo cadere nel tranello che sì, le manutenzioni si svolgono solamente in questo periodo, anche se è un periodo importante per noi, perché le manutenzioni dei consorzi durano tutto l'anno, il ripristino degli argini, gli alberi che vanno rimossi, i rifiuti che si pescano dai fiumi, è un lavoro che dura 12 mesi l'anno.